C'è questa gara di ritorno, siamo una settimana anche dall'inizio del campionato, ma ora la mente è rivolta alla Coppa Italia, soprattutto perché c'è grande voglia di passare questo turno. Sì, grande voglia di passare questo turno, grande voglia di riscattare la prestazione dell'andata che secondo me non è stata positiva, è stata buona ma non, diciamo, non al top. Possiamo fare molto di meglio dal punto di vista atteggiamento, dal punto di vista tecnico. Domani ci dobbiamo riscattare da questi punti di vista, dobbiamo fare bene, dobbiamo improntare subito la gara nel migliore dei modi, dobbiamo essere intelligenti perché non dobbiamo andare, è vero che dobbiamo vincere per passare il turno, dobbiamo vincere due gol di scarto, però deve essere una gara di intelligenza perché davanti abbiamo una squadra forte che sicuramente ci metterà in difficoltà e noi dobbiamo saper soffrire. Poi i due gol possono arrivare anche negli ultimi 10 minuti, quindi ci vuole una partita esperta. Io ho una squadra esperta che sanno gestire i momenti della partita e spero che domani la faccia in migliori modi. Oltre al diverso approccio, quali aspetti vuoi vedere diversi dalla partita di andata? Dobbiamo fare il Teramo, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nel mese di ritiro. Abbiamo giocato a calcio, al di là dell'avversario che andiamo a incontrare, al di là delle difficoltà che l'avversario ci metterà in campo, ci farà trovare in campo. Noi abbiamo la qualità e la forza per superarle queste difficoltà, abbiamo un'esperienza importante, abbiamo dei giocatori importanti. Noi dobbiamo sempre impostare il gioco, dobbiamo dare sempre la nostra idea di gioco, perché solo facendo così riusciamo anche a sfruttare i giocatori davanti che abbiamo, perché davanti abbiamo dei giocatori tecnici, al di là della struttura di Dossi, però giocatori come Touré, De Gidio, Osias, lo stesso Mercato, sono dei giocatori che gli piace giocare palla addosso, palla a terra. Quando questo non accade, loro vanno in difficoltà, però questo è un campionato dove la maggior parte delle partite, soprattutto fuori casa, è difficile giocare a calcio e dobbiamo anche essere in grado di, diciamo, lottare, perché abbiamo anche la struttura fisica per farlo, anche il temperamento importante di alcuni giocatori. E avrete anche il fattore campo dalla vostra? Ma sì, quello sicuramente. Questo è importante, però lo dico sempre, noi al di là del campionato che andremo a fare, che dovremmo fare, è un campionato importante e quindi al di là di giocare in casa o fuori casa noi dovremmo dire sempre la nostra, poi il risultato può essere deciso da mille fattori, però la nostra identità non deve mai cambiare, soprattutto domani. Domani è importante l'approccio alla gara, dobbiamo far capire all'avversario che non siamo quel Teramo che hanno incontrato una settimana fa, siamo nel Teramo diverso, gli dobbiamo mettere già paura e questo confido anche nell'apporto dei tifosi perché spero che domani ci sia un Pigliacelli, diciamo, esaurito, importante, con una tifoseria importante, che domani è una partita per noi difficilissima da recuperarla, però se avremo anche il supporto della tifoseria teramana sarà ancora più facile per noi. Faccio una domanda di riflesso sul campionato, è uscito il calendario, di solito gli allenatori dicono prima o poi bisogna incontrarle tutte. Il campionato è equilibrato, tanti avversari hanno costruito squadre molto importanti, ma subito due derby. Sì, sicuramente, ma a parte i derby, non è una frase fatta quella che proprio devi incontrare tutte, è vero. È normale che le prime giornate bisogna partire forte, però c'è sempre l'incognita soprattutto della condizione fisica di tutte le squadre, che non sarà sicuramente al 100%. Difficile, conosci poco le squadre avversarie, quindi non hai tantissimi riferimenti, quindi le prime 3-4 giornate sono, diciamo, alla pari per tutte. Poi è normale, spicca il derby con Giulianova la sesta giornata, che tutti quanti dicono non ci pensiamo, ma ci pensiamo tutti.